fade away. Buongiorno e bentornati sul mio canale YouTube. Mi sono appena svegliato da circa 5 minuti. Sono sveglio da 5 minuti, quindi sono un po' rincoglionito. Nel video di oggi andremo a Saravalle, uno degli outlet più grandi d'Europa. Circa ogni 2-3 mesetti io e i miei amici ci andiamo e andiamo un po' a controllare la situazione, se sono arrivati dei pezzi carini, pezzi decenti. La scorsa volta abbiamo speso un po' di soldi. Se non avete visto il video è sul mio canale YouTube, ne ho già fatti 2 di questi video e sono dei format che a voi piacciono molto, perché vi incuriosiscono, secondo me, e andiamo a trovare quei tesori nascosti negli outlet e vengono fuori dei cop molto fighi. La scorsa volta ho preso una giacca di Prada in nylon gabardine, che sono quelle giacche che comunque hanno il retail sui 1000 euro, 1200 euro, l'ho pagata 400. E quindi nulla, adesso quindi cercherò di capire cosa indossare, perché non lo so, cioè non lo so proprio. Il tempo è un po' un misto bello, un misto merda, perché c'è un po' di nuvolo, ho paura che possa anche piovigginare. Eccomi qua, per il fit ho optato di qualcosa di veramente semplice, ovvero Jordan 1 Shadow, molto molto semplici. Pantaloni a un Dickies 874, poi ho messo la mia varsity jacket di 545, molto molto semplice, sotto una long sleeve di Uniqlo e that's it. Molto molto semplice, ma di brutto. Sposto la mia e la metto e la metti lì. Ok. Buongiorno, Fiorellino. Sto malissimo, io mi sono svegliato alle 10:30, cioè. Lo so, perché lui mi ha detto col cazzo che siamo puntuali, conoscendolo almeno 20 minuti in ritardo. No, e invece puntuali. Invece oggi puntuale. In questo momento siamo in macchina, finalmente, non guido io per una volta, infatti c'è Tommy alla guida, abbiamo Sam dall'altra parte. E ci stiamo dirigendo finalmente a Saravalle, abbiamo fatto il cambio auto, almeno ci facciamo il viaggio insieme, Tommy è di Novara, io sono di Milano, quindi ho allungato la strada di un po', almeno ci facciamo tranquillamente il viaggio insieme. Sam davvero braccino corto, da genovese, si è fatto prendere a casa da me. Poi lui si lascia sempre. La prima volta affitto la Lambo, allora. Te vivi tipo Uber Black, cioè sempre, sempre portato in giro, non guida mai, è bella vita. Quindi adesso ci vediamo direttamente a Saravalle, perché se no parlo, metto a disagio Tommaso che guida e magari facciamo si qualche cringia. Incidente, si cringia. Sammy. Ho unito Tommy e Sammy. Sammy è la tartarughina. Allora, siamo arrivati a Saravalle, però non mi aspettavo ci fosse così caldo, quindi ruberò questa felpa di Earl al buon Samuela. Lui intanto metterà una felpa di Tommy. Tommaso. Di Tommasax. Aspettati un attimo. Iscrivetevi al canale, mettete like, commentate. Aspetta. Cazzo una. Agra, via my mind. Because girl, you my priority. Dun dun. Minchia, che sballo è fare il vlogger. Quanto è bello fare il vlogger. Provavo, guardavo se l'avessi chiusa. Calmati. Mamma mia, ragazzi, che pesante sto ragazzo. Tieni, bro. Puoi tornare al tuo lavoro. Andiamo a spendere i soldi. Ah, comunque, vorrei farvi notare che Tommaso è venuto scalzo a Saravalle, senza scarpe. Ovviamente incominciamo dal primo outlet. E cominciamo male. E cominciamo malissimo, non c'è assolutamente un cazzo come ogni volta. Ma come non c'è un cazzo, bro? Guarda questo. Bellissimo. Primo negozio Nike, un po' fallimentare perché ovviamente non abbiamo trovato nulla di che come ogni volta. Tra l'altro ci hanno già fermato dentro lo store, quindi gli abbiamo semplicemente spiegato che stavamo facendo un vlog e ci hanno chiesto di non diffamare Nike, che poi vabbè, indossiamo tutti la stessa scarpa, vabbè. E nulla, quindi adesso usciremo, andremo a vedere altri negozi, perché qua di roba da vedere ce n'è veramente veramente poca. Ho controllato anche la mia size, ma nulla di nulla. Quindi adesso solita roba, faremo i soliti giri, che saranno quindi Prada, Balenciaga, magari andiamo da Celine, da Saint Laurent, giusto, che lì io ci ho speso sempre un po' tanto.
adesso entreremo da Prada, solitamente c'è sempre qualcosa di interessante, vediamo se anche questa volta riusciremo a trovare qualcosa di bello. Questa qua è carina. Lo so. 6,50, ci ho guardato. No cazzo. Questa è fighissima, tra l'altro, mi piace un botto. Questa mi piace di brutto, tra l'altro, però non so quanto... È come la mia, mi sa, tra l'altro, è lo stesso... tagliando. Però... 390 euro. Anche no. Siamo usciti da Prada perché non c'era troppa roba, quello che c'era... che abbiamo ripreso ve l'abbiamo fatto vedere, c'era questa camicia molto figa, tutta colorata, però 500 euro di camicia, magari anche no. Anche no, io la mia l'ho già presa, quindi adesso andremo a vedere gli altri store, pensavamo di fare, penso, Balenciaga, Saint Laurent, Celine, altri, Tommy, ci potrebbero essere. Tommy è sempre a disagio nei miei vlog. Questa è figa, guarda quella. È piccola, minchia, enorme. È tagliato? S. Sì? Sì, ma il problema è questo. Ma perché? È fatta così solo. Infatti devi tirarla su. Siamo nei camerini di Balenciaga. Adesso Sam sta provando un denim molto molto figo. Volevo provare questa crune qui, molto molto figa. E poi la cosa figa è comunque che io la prendo e poi mi ispiro magari col fit che hanno, se mi piace molto, per creare i miei pezzi, quindi di 545. Ho fatto così con le crew neck, ispirandomi alle cose di Essentials, perché sono delle crew neck che hanno un fit fighissimo. E quindi potrei fare la stessa cosa con queste crew neck qui, che hanno un fit molto figo. Bravo bravo Samu, spendi. Io? Questo è il tuo. No, questo è il tuo. No, no, questo è il tuo. Comunque, raga, è ingestibile. Ogni volta che devo uscire con sti due, cioè, porco zio, cosa cazzo sta facendo quell'altro? Direi che con i giri abbiamo finito. Comprato, abbiamo comprato. Oggi comunque non è andata così male. C'erano cose interessanti, però non così troppo da prenderle. Da Saint Laurent non c'era praticamente nulla oggi, ho chiesto anche tagli e non c'era niente. Però prezzi assurdi. Prezzi assurdi, prezzi assurdi, c'erano tipo un po' di pantaloni sui 150 euro, Udi, un po' di felpe, due... 240 euro le Udi, che non è male perché quelli di Saint Laurent costano sui 600 euro, una roba del genere. Balenciaga, un po' di pezzi c'erano, non troppe taglie, infatti ho messo tipo un'ora a provare la felpa che avete visto rossa nelle riprese prima perché non trovavo la taglia perfetta. Ho provato la S, la M, la L... la S, XL. La M, l'XL e l'XXL, alla fine ho preso l'XXL con la scritta dietro, non più con il loghino piccolo, perché mi piaceva di più con la scritta tipo simil vintage dietro, molto molto figa, che è questa qui che vedete qua. Quindi questo qui è il mio cop di oggi, davanti pulitissima, non ha nulla, e poi ha questa scritta qua dietro qui. L'ho pagata 325, scontata da circa 600 euro, una roba del genere. Sam invece ha preso un denim. Questo qui è quello che stava provando prima in store da Balenciaga ed è un denim molto figo. Che dettaglino qua, etichetta qua, dietro figo. Super clean, senza login e nulla. Wash figo, fit figo, non puoi sicuramente sbagliare. Tengo wrong. Quindi per oggi è tutto, questo è quello che abbiamo comprato oggi. Sconti comunque ce ne sono sempre. Conviene sempre venire a comprare Saravalle se non vuoi prendere il pezzo perfetto dalla stagione 2020-2021, ma se cerchi anche robe un po' più ricercate, tipo questa crune qui. Fate conto che da Balenciaga ci hanno detto che gli erano arrivati anche gli zip denim di Balenciaga, che sono fighissimi ed erano appunto a 250 euro, tipo circa un anno e mezzo fa, quando ha aperto Balenciaga qua a Saravalle. Nulla, per il video di oggi è tutto. Ricordate di seguirmi su Instagram, iscrivervi al canale YouTube. Noi ci vediamo al prossimo video. Sante, au. Fade away, yeah, yeah, yeah. I think too much.